Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la questione vaccini e i dubbi sulla sicurezza del siero AstraZeneca a seguito delle morti di tre militari in Sicilia. Tutte le dosi del farmaco del lotto incriminato sono state sequestrate dai carabinieri del NAS, e questo anche in Abruzzo, perché quel lotto è stato utilizzato nella nostra regione dal 27 di febbraio, anche se al momento, bisogna chiarirlo, non esiste alcuna prova che dimostri una correlazione tra il vaccino e le reazioni avverse fatali. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dentino. È AstraZeneca fobia. I carabinieri del NAS stanno sequestrando in tutta Italia le dosi del vaccino appartenenti al lotto ABV2856 a seguito della morte in Sicilia di tre militari d'età compresa tra i 43 e i 54 anni che avevano ricevuto la dose del lotto incriminato poco prima del decesso. Le fatali reazioni avverse sono riconducibili a trombosi e coaguli del sangue, ma finora non è stata dimostrata alcuna correlazione tra i decessi e il vaccino. È per questo che l'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, ha affermato che si può continuare a utilizzare AstraZeneca, mentre però sono in corso indagini più approfondite. Come nel resto d'Italia, anche in Abruzzo quel lotto è stato ampiamente usato, precisamente dal 27 febbraio. Prima dalla ASL di Teramo, poi da quelle di Chieti e L'Aquila e infine da quella di Pescara, dove a Montesilvano si procede con la vaccinazione del personale scolastico. In Abruzzo finora nessuna reazione avversa, ha detto il coordinatore regionale della campagna vaccinale Maurizio Brucchi. Anche qui le dosi del lotto in questione sono state sequestrate e si va avanti solo con le dose provenienti da altri lotti. I fatti di cronaca e la confusione delle informazioni hanno però diffuso la preoccupazione e sono in molti che attualmente stanno annullando l'appuntamento per l'inoculazione. E mentre l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, sta effettuando le verifiche del caso, il dubbio è che l'allarme non riguardi un singolo lotto. Gli effetti collaterali al vaccino si contano sulle dita di una mano, ma AstraZeneca è già stato sospeso in Danimarca, Norvegia, Islanda, Austria, Estonia, Lituania, Lettonia e Lussemburgo, dove reazioni simili si sono verificate a seguito della somministrazione di dosi provenienti da un lotto diverso da quello bandito in Italia. A Napoli è morto un operatore scolastico di 58 anni che aveva ricevuto il vaccino di un lotto che nulla a che fare con quello dei tre militari siciliani. Qui la procura di Nola ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche. Il colosso farmaceutico anglo-svedese ha taciuto fino alla serata di ieri, quando ha dichiarato che su oltre 10 milioni di somministrazioni non è emersa alcuna prova di un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi venosa profonda in qualsiasi gruppo di età, sesso o lotto. Gran Bretagna, Francia e Germania non ritengono ci siano pericoli e l'Italia è dello stesso avviso. Tutti i vaccini sono efficaci e sicuri, ha detto il ministro Speranza. Quello di AstraZeneca è un vaccino a vettore virale realizzato con l'adenovirus degli scimpanzé. La percentuale di reazioni avverse importanti è davvero molto bassa se paragonata alle dosi somministrate e la correlazione tra eventi fatali e vaccino non è dimostrata. È però certo che i decessi, le indagini delle procure e la sospensione disposta da molti stati hanno quantomeno compromesso la serenità di chi va a vaccinarsi. Come ogni venerdì siamo in attesa delle decisioni ufficiali della cabina di regia. Dalle prime anticipazioni, le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, la Campania, l'Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, la Toscana e le Marche dovrebbero essere le regioni che passano in rosso, tra quelle che già lo sono e quelle che dovrebbero diventarlo in base al peggioramento degli indicatori. 8 quelle che sono dovrebbero diventare arancioni, tra cui c'è l'Abruzzo, assieme a Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle d'Aosta. La Sardegna dovrebbe essere l'unica a restare regione bianca. Chiaramente poi nel pomeriggio ne sapremo di più. Oltretutto, il governo ha praticamente deciso di far diventare zona rossa tutta l'Italia nei giorni di festa e chiaramente anche Pasqua compresa, ma poi anche di questo ne parleremo più avanti nel corso della giornata, nelle altre edizioni del nostro telegiornale.
Proseguiamo ancora con i vaccini. Iniziata nella sala ipogea di Teramo la vaccinazione dei volontari della Protezione Civile. La campagna della ASL teramana procede in maniera spedita e al momento non si registrano reazioni negative ai vaccini somministrati. Tania Bonici Castelli. Continua, incessante e senza intoppi, la campagna vaccinale dell'ASL di Teramo. Dopo i sanitari, gli over 80, i docenti e gli operatori della scuola, è la volta dei volontari teramani della Protezione Civile. Complessivamente un esercito di 7.000 persone in Abruzzo, uomini e donne in prima linea a servizio della popolazione durante questa lunga pandemia. Nella sala ipogea di Teramo, in tanti con la propria divisa, hanno ricevuto il vaccino anti-Covid. Oggi iniziamo la vaccinazione dei nostri volontari di Protezione Civile, che sono quelli che sono a supporto delle attività sanitarie e sono quelli che tutta la cittadinanza abruzzese ha visto sui siti dei tamponi antigenici rapidi che stiamo continuando a fare sul Chierino e sul Pescarese per ovviamente contenere fenomeni particolarmente in evidenza su quel territorio. I volontari sono oltre 7.000 sul territorio regionale. Voi potete capire quanto è fondamentale questa realtà, la realtà del volontariato, perché di fatto rappresenta veramente la forza operativa della la cittadinanza che si fa parte diligente nelle attività di Protezione Civile e una delle forze operative ovviamente della Protezione Civile regionale. Giovanissimo, già vaccinato, di che gruppo sei? Gruppo Alpini Castellalto. Ecco, voi che cosa fate? Facciamo operazioni sul territorio, consegniamo mascherine, diamo una mano a portare a mangiare agli anziani, cose della quotidiana. Com'è andata la vaccinazione? Precisa, bellissima, non fa male. Benissimo, benissimo, sì. Ci voleva proprio, sì, così stiamo più tranquilli. La mansione poi che svolgiamo noi purtroppo c'è bisogno, sì. Le operazioni di vaccinazione coordinate dall'ASL di Teramo sembrano procedere velocemente e soprattutto con una discreta fluidità. Al momento non si registrano reazioni negative al vaccino. Teramo, la provincia di Teramo, l'Abruzzo, rinascerà con un fiore? Io direi di sì, questa di fatto è l'unica arma che abbiamo per poter sconfiggere questa pandemia. Per cui l'Abruzzo sta andando molto bene per quanto riguarda le vaccinazioni, per cui direi che stiamo a buon punto di una campagna vaccinale che deve durare il minor tempo possibile. Io dico sempre che dobbiamo vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, quindi è importante avere vaccini disponibili, è importante avere medici, infermieri, personale sanitario per poter vaccinare il numero necessario e poi noi metteremo tutta la nostra esperienza, la nostra capacità, la nostra forza per cercare appunto di raggiungere questo obiettivo prima possibile. Intanto la direzione dell'ASL di Teramo annuncia ufficialmente di aver conferito incarico triennale in qualità di direttore sanitario generale a Maurizio Brucchi e come direttore amministrativo generale a Franco Santarelli. E noi andiamo avanti spostandoci in provincia di Pescara. Anche Colle Corvino ha completato la prima due giorni dedicata alla somministrazione del vaccino agli ultra ottantenni, che ha visto la presenza anche di due anziani ultracentenari. Soddisfatto il sindaco e presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, che invita tutti a mantenere alta la guardia. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Conclusa ieri pomeriggio la due giorni di vaccinazioni per ultraottantenni residenti a Colle Corvino. 260 gli anziani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, tra cui un uomo che si appresta a festeggiare 102 anni e una donna, Costanza Disidoro, classe 1920, che da poco ha spento 101 candeline. È stato proprio un piacere vaccinarmi, veramente necessario. Necessario, come si fa? Rispetto alla guerra che lei ha vissuto, che cosa è questo? Beh, forse questa è una continuazione della guerra. Non si ferma adesso. Però devono stare attenti, sempre con la mascherina devono uscire, se no non c'è niente da fare, capito?
se ci vogliamo guarire dobbiamo mettere sempre la mascherina e stare in lontananza. La seconda dose sarà somministrata prima di Pasqua. Soddisfatto riguardo l'organizzazione e la partecipazione dei suoi concittadini a questa campagna vaccinale, il primo cittadino e presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, il quale invita tutti a mantenere un comportamento tale da non favorire la trasmissione del virus, visto che solo nella giornata di ieri sono stati 274 nella provincia di Pescara i contagi, di cui 53 di età inferiore a 19 anni. Ieri ci sono state due persone ultracentenarie, ci fa anche piacere questo, però senza nulla togliere le persone anziane, bisogna intervenire subito a c'è stato un piccolo inconveniente tecnico con il servizio. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale e con il lutto nel mondo accademico e culturale abruzzese per la scomparsa del professor Franco Cucurullo, scomparsa avvenuta ieri all'ospedale di Chieti a causa del Covid all'età di 78 anni. Per 15 anni è stato rettore dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, ha contribuito in modo fattivo e decisivo alla crescita dell'Ateneo. Cucurullo si era laureato in medicina e chirurgia a Bologna nel 1967 e dopo alcuni anni in Emilia nell'80 si è trasferito a Chieti come professore di patologia medica. Professore associato dal 1982 e ordinario di medicina interna dall'86, ha presieduto la facoltà di medicina e chirurgia per un decennio dall'87 al 97, anno in cui è iniziato il primo mandato da rettore della Università d'Annunzio. Tanti messaggi di cordoglio, fra cui quello del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio. Esprimo il cordoglio personale dell'intera giunta, dice il presidente, per la scomparsa del professor Cucurullo. La comunità abruzzese perde una figura culturale e scientifica importante che è stata riferimento della crescita universitaria in Abruzzo per 15 anni. Il futuro della ricerca nella nostra regione, prosegue Marsiglio, troverà sempre radici in tutto quello che il professor Cucurullo ci ha lasciato come eredità. Commosso ricordo di Cucurullo anche da parte dell'attuale rettore della D'Annunzio, Sergio Caputi. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, voltiamo pagina per occuparci di politica. Montesilvano Sandra Santavenere, il nuovo assessore, ieri la nomina in giunta per il ripristino delle quote rosa. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Sandra Santavenere, nuovo assessore del comune di Montesilvano, con gran voglia di far bene. Abbiamo portato due novità in due deleghe, mi occuperò comunque del sociale, famiglia, associazionismo e in più avremo anche la possibilità di sviluppare un settore che è quello della cooperazione e integrazione internazionale, intesa come non soltanto aiuto, scambio culturale, ma anche scambio commerciale, perché è importante sia portare Montesilvano nel mondo ma anche il mondo a Montesilvano, e da qui ovviamente un valore aggiunto in tutti i tipi di scambi. Insomma, noi possiamo e dobbiamo appunto trovare, come dire, quella cosa che ci fa crescere. E poi abbiamo anche un'altra delega che è cultura, identità e territorio. Montesilvano ha sempre pagato un po' lo scotto di una crescita veloce, un po' a volte caotica, ed è sempre stato importante, come in tutte, diciamo, in tutte le città, avere un'identità, perché il senso di appartenenza ti fa dare alla città. E così abbiamo pensato di valorizzare comunque la storia di questo territorio e di riscoprirla, ma anche di avere quindi una nuova identità, questo senza nulla togliere ai progetti futuri, perché io penso che si possa stare insieme conservando la propria unicità, la propria particolarità, la propria identità. Da settimane c'era questo vuoto da colmare all'interno della giunta, forte anche di una sollecitazione da parte di Sua Eccellenza il prefetto, come della consigliera per le pari opportunità regionali, che in qualche modo mi invitavano da settimane a colmare appunto questo vuoto. A seguito di una serie di ragionamenti volti soprattutto a scegliere una persona con competenza, capace e soprattutto con esperienza, ho
felicemente insomma, pensato a Santa Venere quale componente della giunta. È certo che in un momento emergenziale come questo possa rappresentare un valore aggiunto e soprattutto in un settore fondamentale oggi più che mai come quello del sociale. Ho attribuito a Santa due deleghe che sono quelle della cooperazione e dell'integrazione internazionale di cui lei ha competenza ed esperienza, ma anche della cultura alla quale abbiamo aggiunto anche una dicitura che è identità e territorio, che vuole appunto non soltanto trattare la cultura a 360 gradi ma anche ricondurre alla nostra cultura territoriale, alle nostre tradizioni, alla nostra identità, insomma qualcosa da cui trarre insomma, vantaggi in termini anche turistici e soprattutto in termini di riscoperta della nostra identità territoriale. Adesso con il prossimo servizio andiamo a vedere la campagna del WWF Salva Fratino Abruzzo. Parte il progetto Salva Fratino 2021, fortemente voluto dall'area marina protetta. Presidente, prosegue questa collaborazione anche con il WWF. Permettetemi di ringraziare il WWF per aver organizzato la conferenza stampa di oggi e per aver dato avvio al progetto Salva Fratino 2021. È un progetto che nasce nel 2011, progetto sul quale l'area marina protetta ha investito molto e che vorrebbe migliorare. Stiamo già lavorando sempre in collaborazione col WWF a quello che potrebbe essere un protocollo, una bozza di protocollo per le attività di monitoraggio, naturalmente seguendo sempre quelle che sono le linee guida dell'ISPRA. Quello che vorrei fare è un appello a tutte le persone. Sappiamo che il periodo di nidificazione parte da adesso, da marzo, e prosegue fino al periodo di fine luglio, quindi il nostro è un appello a tutte le persone che nei prossimi mesi si troveranno a vivere le proprie giornate in spiaggia, quindi un appello a fare attenzione, a evitare di avvicinarsi ai nidi, a non proseguire oltre i cordoni fatti con paletti e funi che delimitano le fasce dunali, le fasce retrodunali, che sono zone in cui potrebbe esserci la presenza del fratino. Un appello soprattutto a tenere i nostri cani, tutti amiamo i nostri amici a quattro zampe, e tenerli a guinzaglio, perché per gioco, per istinto o semplicemente per avvicinarsi a un nido potrebbero comprometterne la cova. Il fratino è una specie protetta da normative nazionali e internazionali e in Abruzzo come in tutta Italia è in forte calo, si stima una diminuzione del 50% della presenza. È anche la specie simbolo delle nostre spiagge e di una spiaggia che è tenuta bene, dove c'è un equilibrio ecosistemico importante, dove c'è una duna ancora presente. Per questo, proteggendo il fratino, noi proteggiamo anche tutto un tratto di ecosistema costiero e dunale. Chiamiamo tanti volontari a partecipare perché è importante che ci sia appunto una consapevolezza dal basso dell'importanza della conservazione del fratino, ma della natura in genere. Proteggere il fratino è un compito che spetta a tutti, alle istituzioni, ai volontari, agli enti, quindi noi chiediamo la collaborazione anche dei comuni, della regione, dei balneatori, della Guardia Costiera che ci supporta ovviamente ogni anno. Novità per quanto riguarda i voli da e per l'Abruzzo: decollerà il prossimo 28 maggio dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara il volo che collegherà proprio il capoluogo adriatico con Tirana. Il nuovo collegamento è assicurato dalla compagnia low cost Wizz Air e sarà operativo tutti i lunedì e venerdì. Il collegamento tra il capoluogo adriatico e la capitale dell'Albania rappresenta un'ottima notizia per il nostro scalo, sono le parole del presidente della SAGA Enrico Paolini. Il volo già in vendita sul sito della compagnia a partire da €19,99 va ad aggiungersi a quello già operativo da Pescara con Milano Linate, oltre ai voli Ryanair in programmazione con le nuove destinazioni di Venezia dal 3 giugno e Alghero dal 1 di luglio, oltre alle rotte storiche che saranno ripristinate in base all'andamento della pandemia con Londra, Bruxelles, Düsseldorf, Francoforte, Cracovia, Varsavia, Praga, Bucarest, Barcellona e Malta. Restiamo a Pescara, Schiamazzi, durante tutte le ore del giorno e telecamere del comune danneggiate. A largo Baiocchi i residenti sono preoccupati e chiedono più sorveglianza.
Siamo a Largo Baiocchi, Pescara Porta Nuova, una zona dove i residenti sono in allarme, consigliere Pignoli, perché soprattutto nel pomeriggio si radunano tanti giovani, schiamazzi e la gente del quartiere è piuttosto preoccupata. Ci sono stati anche dei danneggiamenti anche ad una telecamera qui alle nostre spalle. Non per caso io e il consigliere Berardi Fiorilli stamattina siamo qui perché abbiamo raccolto le testimonianze, soprattutto il grido d'allarme di quelle delle persone che vivono qua, che sono esasperate, perché dalle ore 16 in poi qui c'è un assembramento, e parliamo di assembramenti in questo momento storico dove invece non ci dovrebbero essere, di persone, ma anche atti vandalici. Come vedete è stata rotta una telecamera da ragazzi, quindi come dire, ci dovevano essere anche dei rappresentanti della zona, ma ovviamente per timore di ulteriori percussioni li rappresentiamo noi questa mattina in questa conferenza stampa. Quindi che cosa faremo? Da subito scriveremo al prefetto, al questore, perché ovviamente questa zona deve essere attenzionata, come lo è attenzionato il Ferro di Cavallo, Rangitello e Villa Corriborgiano. Come vedete l'ordine pubblico a Pescara non è soltanto concentrato in quella zona, ma si espande su tutto il territorio comunale. Noi dobbiamo essere vigili affinché ovviamente le persone per bene vivano serenamente la loro vita. Ho interessato ovviamente l'ingegner Del Bianco di Attiva, che sicuramente arriverà tra poco per sistemare la cosa, perché oltre ovviamente all'aspetto, come dicevo prima, dell'ordine pubblico, c'è anche una trascuratezza che non è da sottovalutare. Questa era una zona di Pescara che era stata riqualificata dalla precedente amministrazione? Sì, una bella piazza riqualificata dalla giunta Alboremascia, ricordo ancora l'inaugurazione pochi anni fa in fondo, che ha restituito ai residenti di questo quartiere uno spazio di aggregazione. Purtroppo poi, se non c'è l'attenzione alle cose pubbliche da parte di tutti, accadono cose spiacevoli come questa. Sicuramente qui la responsabilità non è dei residenti, che sono anzi molto responsabili, hanno apprezzato l'opera e la vorrebbero godere appieno. La responsabilità è di quei pochi stolti che magari vengono anche da fuori a rovinare la serenità dei residenti, a rovinare le opere pubbliche e in questo caso a fare danni veri e propri. Chiederemo un intervento più forte alle forze dell'ordine, perché questo quartiere ha bisogno di riqualificazione non soltanto urbana ma anche sociale, quindi è importante il controllo. Saremo vigili perché è un'attenzione che dobbiamo ai nostri cittadini e ai nostri residenti. Siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie B. È partito presto questa mattina il Pescara, che nel tardo pomeriggio raggiungerà Lignano, dove domani sfiderà il Pordenone alle ore 14 sotto la direzione di gara di Sacchi di Macerata. In tarda mattinata la squadra ha fatto sosta a Forlì, dove ha svolto la seduta di rifinitura e subito dopo ha pranzato. A breve, tra pochi minuti, dovrebbe parlare il tecnico biancazzurro Gianluca Grassadonia, che ha il dubbio sul modulo. La scelta è tra la conferma del 3-5-2 in continuità con tutte le esibizioni della sua gestione, oppure cambiare affidandosi al 4-3-3, il modulo che l'allenatore salernitano, allievo di Zeman, predilige. Nel primo caso il trio di difesa sarà guidato da Scognamiglio, ai suoi fianchi Sorensen e Gut, gli esterni Bellanova e Masciangelo, gli interni De Sena, Busellato e Macini, in avanti Odgaard affiancato da Seter, che tornerebbe in campo dal primo minuto a distanza di oltre un mese. In caso di 4-3-3, la linea di difesa sarà composta da Sorensen, Gut, Scognamiglio e Masciangeli. In avanti Maestro e Galano a supporto di Seter. Sul fronte Pordenone, il tecnico Attilio Tesser si affiderà al consueto 4-3-1-2 e recupererà Musiolik, che giocherà in attacco al posto di Morra. Direzione di gara, come detto, affidata a Sacchi di Macerata. Noi proseguiamo adesso con la Serie C. Domani alle 12:30 il Teramo affronterà al Massimino il Catania. Questo pomeriggio la squadra sosterrà alle 17:30 la seduta di rifinitura in terra etnea. Rispetto alla partita col Catanzaro, l'allenatore Paci non recupera alcun infortunato, ma di nuovo a disposizione Bombaggi, sicuramente titolare, e Piacentini, che è in ballottaggio con Trasciani. Il tecnico biancorosso sprona i suoi a giocare con coraggio e ritiene che l'attuale classifica possa essere migliorata. Lo ascoltiamo. Io non voglio scendere nel tipo, nella comunicazione del tipo questa squadra se perde queste due partite, non voglio dar pressione, perché è un ambiente questo che dà tanta pressione alla squadra,
E invece secondo me non è così. Noi siamo stati molto bravi ad alzare le aspettative con un inizio di stagione incredibile, però le squadre che ci precedono in classifica oggi sono squadre di assoluto valore e con un organico onestamente superiore al nostro, e quindi la classifica non va guardata. Sogniamo di rosicchiare, di guadagnare qualche posizione in classifica alle grandi, è il nostro obiettivo, è il nostro grande sforzo come squadra, come gruppo squadra, ma le squadre che ci precedono onestamente sono squadre molto forti, e non parlo degli 11 titolari, ma parlo della rosa completa. Il modulo 3-5-2 o il modulo 3-4-1-2 è un modulo che conosciamo bene, perché in questa categoria l'80% delle squadre gioca in quella maniera, e quindi a livello tattico la partita è stata preparata, ma alla fine quello che farà la differenza saranno i singoli. Il Catania ha una fase offensiva, un reparto offensivo di grandissimo valore, probabilmente secondo me uno dei migliori del campionato a livello della Ternana e a livello del Bari. Questo non deve spaventarci, perché abbiamo difensori forti e la partita va giocata, insomma, è lì dove possiamo migliorare, secondo me, lì dove possiamo essere più efficaci, nell'avere pazienza e far costruire l'azione ai difensori senza abbassarci troppo e per essere un po' più, per affollare un po' di più l'area di rigore, perché l'attaccante solo in area contro tre difensori non fa niente. Questo lo sappiamo, dovremmo andare a Catania con personalità e giocare la partita, giocarcela, mantenere le posizioni alte per occupare meglio l'area di rigore e non lasciare gli attaccanti isolati, avere coraggio con i terzini, questo intendo, quindi la partita va vista più in un ambito generale, a livello di personalità dovremmo essere bravi a gestire tutti i dettagli della partita, che saranno quelli, sono le piccole cose che fanno la differenza, e quindi è un po' più complesso del fatto di non concedere e tornare a casa ed essere contenti perché non abbiamo concesso neanche un tiro in porta. No, noi dobbiamo andare a fare la partita, dobbiamo avere personalità, dobbiamo avere coraggio. Chiudiamo con il calcio a 5 ed il volley, andando a vedere il programma delle partite che ci attendono. Grande derby questa sera alle 20 al Pala Rigopiano con la vice capolista Questapone Unigross, che se la vedrà con la Colormax Pescara in una gara delicatissima per entrambe. Il quintetto di Scarpitti cercherà un successo che cancelli il periodo no dei nerazzurri, che puntano a ritrovare la vetta. Caccia disperata di punti la cugina biancazzurra, che rischia grosso per una classifica sempre più insidiosa. In A2 la Tombesi Ortona finalmente al completo, domani sarà ospite della capolista Manfredonia. In B la Dem scenderà a Bisceglie. Ferma la in campo femminile in A2 derby a Pescara tra il Florida e il Francavilla, prima della classe l'Orione Avezzano giocherà a Perugia. Adesso andiamo a vedere anche per quanto riguarda il volley il programma delle partite. In A2 la Sie Cortona è attesa da un turno difficile in Toscana contro il Santa Croce domenica alle 18, mentre in A3 è in programma domani sera l'anticipo al Pala Santa Maria di Pineto, dove l'Abba riceverà l'insidioso Modica alle 20:30. In B giocheranno entrambe in casa l'Alba con il Loreto e il Paglieta con il Molfetta. In B1 femminile in campo la Connetti.it Chieti, che a Nocciano affronterà domani il Trevi. Le teatine devono recuperare ben 7 gare, tutte nel mese di aprile. L'Altino sarà di scena a Casal de Pazzi. In B2 ancora un derby domani alle 18 fra l'Arabona e il Pescara 3, mentre il Teramo sarà ospite della capolista Porto Sant'Elpidio. Termina qui questa edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Se volete, trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia, l'augurio di una buona giornata.